sapere che Temi è accanto a me. Abbiamo il presidente della quarta circoscrizione, Erio Buscelli, e è appena venuto l'omaggio proprio in prima persona. Erio ha donato un mazzo di fiori al santo. Erio, com'è stato questo momento? Ancora una volta emozionante, un momento davvero unico per una celebrazione che in realtà da sempre i sangiovannesi e oserei dire tutti i catanesi, perché è stata, devo dire, una festa veramente molto sentita da anche chi non abita a San Giovanni Galerno, ha voluto vivere un percorso per venire al quartiere dopo ovviamente le celebrazioni religiose da questa mattina alle 6, molto intenso, e devo dire che anche quest'anno la celebrazione è stata unica. Addirittura si tratta proprio di un pazzo, cioè ho visto moltissime persone che non ci si aspettava essendo un lunedì lavorativo. Cosa ci diciamo oggi? Nonostante appunto si trattasse di un lunedì, la partecipazione è stata ampia. Oggi i sangiovannesi hanno voluto mettere da parte il proprio lavoro, sacrificando tempo e risorse anche alla propria famiglia, per poter vivere questi momenti che appunto da sempre, soprattutto da quando si celebra questa festività. E ricordiamo che fino al 1926 San Giovanni Galerno era comune a sé stante, quindi questo è rappresentativo di un sentimento che ancor di più lega quel segnale di appartenenza che è sempre più vivo all'interno del paese di San Giovanni Galerno. E che ci auguriamo che comunque continui anche in futuro. Assolutamente sì, l'augurio è che questo spirito e questa vitalità che ancora una volta quest'anno i sangiovannesi hanno voluto dimostrare continui anche e soprattutto per il futuro, anche facendo in modo che questo evento, che questi festeggiamenti possano essere sempre di più sentiti e anche accreditati da parte di chi non è catanese. Parole giustissime, ringraziamo Erio Buscelli, che ricordiamo appunto il presidente della